Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doom Snapmap. Allora, qui siamo a provare una nuova mappa di un utente che c'è sotto i miei video, che mi propone di giocare nuove mappe. Questa volta è ancora una volta una sua, che si chiama Resistance Fall of Man Remake. L'autore è un certo Ri45 Bianchi. Se l'avete visto è sicuramente adesso a scrivere qualcosa nei commenti. Allora, il seed, come potete vedere in alto a destra, è G67PSRND. Ora, io spero di non offendere l'autore, ma io non conosco Resistance Fall of Man come gioco, non conosco la saga, non ci ho mai giocato, quindi perdonami se mancherò qualcosa, se non ci farò caso. E mi ha detto che questa mappa dovrebbe avere più di un finale. Che interessante. La mappa, come ultima cosa prima che avviamo tutto, è giocabile solo in giocatore singolo, quindi siete avvisati se nel caso la volete provare. Detto questo ragazzi, io faccio partire la mappa, ci vediamo dopo il caricamento. Ok, eccoci qua. Disappointing with guns in Russia, the origin of the virus is unknown, but the effects were devastating. Ok. Suppongo che questa sia l'intro come in Resistance Fall of Man. Ok. Quindi si tratta di esperimenti. Mamma mia, quante freccine. Suppongo che sia proprio così l'intro. Ok. Eccoci qua. Wow, complimenti. Complimenti per l'atmosfera. Allora, la ruota delle armi ce l'ho, però solo il fucile d'assalto con la modifica di micromissili. Qui c'è uno, devo stare qui? Interagisci. Jacob, ce ne dobbiamo andare adesso. Wit al contrario, W-I-T-H. Stai venendo con me. Ok. Questo non si preme. Ok. E quindi suppongo che questo faccia esplodere la bomba. Sì, l'ha fatta esplodere. Ok, ha usato. Capito che furbizia ragazzi, ha usato il tipo dell'ologramma per far sembrare che ci siano NPC. Wow, ok. I nemici ci droppano vita e colpi. Cioè no, armatura e colpi, scusate. Se gli faccio la glory kill mi droppa pure la vita? Sembra di no. Quindi forse il resistance è proprio così? Cos'è questo? Ah, non me lo fa prendere. Ok, sarà un'arma finta, perché ci sono anche le armi finte allora. Interessante. Sì, vabbè, Half-Life 3. Senza la C, joking. Sto scherzando. Ci manca una N. Resistance. Ok. Ok, non mi fa male. Suppongo che sia. Vabbè, ma che cazzo. Suppongo che sia un FPS sullo stile militare, no? Sto Resistance Fall of Man. Ok, la modifica non è quella padroneggiata. Quindi.
Aia, sto morendo. Accidenti. Forse magari in un FPS militare qui sarebbe stato meglio mettere la modifica del mirino. Sto solo dando suggerimenti, visto che la zona è anche abbastanza grande da poterselo permettere. No. Ok. C'è qualcun altro ancora? Sì, là sopra. È difficile beccarlo con i micromissili. Ok. Vabbè, dai, li becco con i proiettili, faccio prima. Spero che abbia messo il respawn infinito, perché veramente le vite limitate in una mappa che non conosco è un po' un problema. Bella! Bella idea quella di fare la fontana così. Cioè praticamente gli hai messo una colonna dell'inferno con quattro tubi che escono che sparano sangue. Qui? Prendi quell'arma laggiù. Fucile a raffica. Ah, ecco, allora c'era un'altra arma. Rigenerazione, la prendo. Rigenerazione. Per il momento, ragazzi, non gli posso di niente, è particolare. Allora, apriamo la... Ah, bisogno della chiave gialla. You need the yellow key, se ti interessa, se vuoi cambiare le scritte. Ok, la chiave gialla è qua. No, vabbè, ma che figata è? Ok, andiamo. Ah già, questa è quella che se miri spara solo un colpo. Ecco perché non l'hanno messa nella campagna probabilmente quest'arma. Ok. Ecco. Facciamo prima così. Fucile al plasma. Ok, ma non ha modifiche? Non ha modifiche questo fucile al plasma. Ok, qui ci sono delle Hellshot. Ok. La motosega invece non si può prendere. Però bello che ci sia il dettaglio del sangue. Anche qui bello che ci sia il dettaglio del sangue. Do not. Complimenti comunque per come l'hai fatta. Il movimento, ragazzi, è un pochino più veloce rispetto a quello della campagna originale. Non è sul 150 come piace a me, ma comunque è abbastanza fattibile, dai. The Red Key. Dici quello è l'articolo, purtroppo. In inglese. Ok, la chiave rossa è qua. Se lo prendo come un FPS militare, forse queste coperture mi possono essere più utili. Ok. Sì, è. Molto più utile. Bello. Complimenti per l'ingegno, veramente. Wow. Da dove cazzo è uscito questo? Allora. Credevo di averli uccisi. Ok. Noi praticamente con le switch ci stiamo... Lo so che magari rompo la magia, ma ci stiamo teletrasportando da una mappa all'altra che lui ha creato. Da un pezzo di mappa all'altro. Titan One.
Allora, a me non mi preoccupa tanto lui, mi preoccupano più i soldati, dico la verità. Che sono tanti. Ve l'ho mai detto che nei documenti di sviluppo di Doom 2016 si pensava che quando tu facevi la glory kill non dovevi essere invincibile mentre la facevi? Cioè, tu potevi morire anche durante l'animazione. Meno male che poi ci hanno ripensato, che sarebbe stato veramente una tragedia. Ok. Usiamo un po' l'Hellshot, non lo uso mai. Con un target così grande, sicuro sarà meglio. Quanti colpi devo buttare giù? Ha un bel po' di vita adesso che noto sulla, in alto a destra. Ok. Usiamo prima le armi che mi piacciono di meno. Mamma mia, ma quanta vita ha? Poi da quello che ho capito, al Maffer gli piacciono parecchio i Baron, che li rende sempre molto difficili da battere. Ok, ho finito i colpi e quindi... Vabbè, ci saranno i colpi più intorno. Bisogna solo... Eccoli qua, infatti. Oh, la granata per rallentare, davvero? Ah, non ti sciogliere framerate, che è successo? Che è successo framerate? Non ti sciogliere. Framerate, che è successo? Mi ha fatto venire paura, ha detto oh no, sta crashando il gioco. Questo purtroppo è uno dei grandi limiti di Snapmap, ragazzi. Non potete divertirvi troppo con l'editor. E purtroppo queste cose così non le posso prevedere, perché sono proprio problemi tecnici. Non dipende né dalla console né dal... Semplicemente, vedete, quando io sparo, vedete che si glitcha il terreno. Non è colpa del mapper, è proprio Snapmap che... sta letteralmente implodendo. Fortuna che la mia nuova mappa non ha quel problema lì che aveva la vecchia. E dai, e vai giù. Di solito verso il 20% dovrebbe andare in glory kill. Magari l'ho uscito così. Oh, niente, oh, non va in glory kill e ho finito i colpi. E adesso? Testo PDI. Questo lo devi cambiare, il testo PDI. Devi scriverci sopra boss. Basta che vai nelle proprietà del gioco, cioè del testo, e c'è scritto testo PDI che puoi cambiare. Vabbè, ma come... Ok. Quindi la mappa finisce così se perdo? Ma ho capito, però non è un po' troppo quegli HP per quel boss, scusate, eh? Perché io gli ho sparato tutto addosso e non è morto. Vabbè, ci riprovo, dai. Ci riprovo un'altra volta. E rieccoci qua. Vediamo un po' dove ci porterà stavolta la nostra follia. Allora, quello che ricordo è che devo prendere la granata subito. No, Baron, lasciami stare. Lasciami stare. Uno. Due.
3. Allora, cerchiamo di fare fuori questo tipo. Oh mamma mia. Subito? Lanciarazzi che non avevo visto. Madò. Ora che prima non era spawnato, può essere pure. Ok. No, quando mi avvicino a quel muro Snapmap non so perché impazzisce. Cerchiamo di baitarlo e di tenerlo fermo, va. Voglio vedere cosa succede alla fine. Se riusciamo a battere questo baro. Oh no. Andrà per le lunghe. Andrà molto per le lunghe questa cosa. Oh cavolo. Niente, non va giù. Non va giù. Ma se sapevo che l'airshot faceva così schifo. Perfetto, finiti i colpi. E ora? Devo cercarne altri, se ce ne sono. Perché poi non ho il doppio salto, eh. Ah, ok, ci sono. I colpi da lanciarazzi. Ok, ripartiamo da qua. È una battaglia estenuante, eh. Però se vuoi il mio consiglio, non è divertente sta cosa, eh. Per niente. O non lo so. Vai come vuoi. Perché sembra di sparare un muro di mattoni, perché i nemici nemmeno si distordiscono più di tanto. Soprattutto i Baron. Non ti bugga pure tu nella porta. Vai in glory kill. Vai in glory kill. Non ci va, eh. Oh, non ci vuole andare. Oh! No! Chi è? Oh, oh mio Dio. La lotta più difficile con un Baron. E ora? Devo premere questa? Ok. E abbiamo vinto. Il finale buono l'abbiamo ottenuto. Però quel Baron lì è una bella carognata. Non è impossibile da battere, però ce ne vuole un po', eh. Ok ragazzi, sono riuscito a ottenere il finale buono. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale.